paura e scrittura. Come si collegano? Quando uno scrive, naturalmente va a tirar fuori qualcosa dal suo, chiamiamolo, subconscio. Una parte del lavoro che facciamo non è solamente informativo o descrittivo, è anche psicologico. Quindi quando noi scriviamo tiriamo fuori qualcosa. Quel qualcosa che scriviamo può anche un po' spaventarci. E il collegamento tra paura e scrittura poi, secondo me, è collegato all'altra grande paura che poi quasi nessuno dice veramente di avere, ma tutti abbiamo, che è quella del fallimento. Se mi chiedono qual è la maggiore paura quando scrivi qualcosa, la mia maggiore paura è di fallire. E cioè di scrivere una cosa che gli altri non capiscono, perché magari non sono stato abbastanza bravo a raccontare, no? Quindi noi scriviamo. Mentre scriviamo, lavoriamo anche sulle nostre paure. Lavoriamo sulla paura di essere abbandonati, sulla paura di non essere amati. E a questo sistema della paura si contrappone poi il sistema del desiderio. Il desiderio di essere amati, il desiderio di rimanere con le persone a cui vogliamo bene. E tutto questo crea un testo che poi è scritto con le nostre povere parole. E quindi qual è la paura? Che quando poi questo testo arriverà a qualcun altro, questo qualcun altro, invece di dire perlomeno beh, però le cose che hai scritto sono interessanti, questo qualcun altro potrebbe dire questo testo è volgare, è banale, queste sono stupidaggini, questa storia è inverosimile, questi personaggi non reggono. E per quanto tu possa cercare di convincerlo in tutti i modi, purtroppo il lettore è, come dire, è come il re della letteratura. E perciò avrà sempre ragione. Perciò la mia paura è quella di non riuscire a convincere il lettore che quello che ho scritto valga la pena di essere letto. Farmacia Letteraria, un podcast della Scuola di Scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.